Ser Pillon, inizia la seconda parte del ritiro a Palena. Intanto un primo bilancio sulla prima settimana di lavoro. No, direi ottima sul piano dell'impegno, sul piano del lavoro, ho visto tutti i ragazzi che si sono impegnati e soprattutto c'è un bel clima che mi piace, sereno, di entusiasmo, di voglia di far bene, di dimostrare, questa è una cosa molto positiva. No, non le voglio le prime donne, nel senso che dobbiamo essere un gruppo unito, tutti che si giocano il posto, non ci sono preclusioni verso nessuno. Perciò sarà il campo a decidere la formazione. Attraverso le prestazioni, attraverso il lavoro sul campo, chiaramente farò le formazioni di volta in volta e sarà lì. Ci sarà una sana competizione, come è giusto che sia, perché è quella che poi ti fa portare a avere il livello molto più alto di tecnica, di agonismo e di determinazione. No, siamo a un buonissimo punto. Cioè, noi, io avevo delineato di fare con il 4-3-3 iniziale, nel senso che dipende dai giocatori adatti a questo sistema di gioco e stiamo prendendo giocatori adatti sicuramente, a questo anche con della qualità importante. Perciò devo dire che dietro abbiamo costruito positivamente la squadra, in mezzo al campo, secondo me molto importante il centrocampo che abbiamo, davanti lo stiamo definendo, stiamo aspettando l'arrivo di se arriva Antonucci o meno, però dopo il mosaico è completo, nel senso che sono contento dei ragazzi che ho a disposizione e starà a me e a loro dimostrare che siamo una squadra competitiva, che possa giocarsela con tutti. È una B molto importante, molto equilibrata, come tutti i campionati di B. In questo momento è anche difficile dire quali sono le squadre più importanti che potranno ambire al traguardo finale, perché le rose ancora non sono state completate. Perciò adesso si chiacchiera tanto, ma poi bisogna vedere gli effetti sul campo, quello che succede. Credo che sarà un campionato molto tosto, molto difficile, però noi saremo competitivi, nel senso che ce la giocheremo con tutti.